Quella riportata da Giovanni Albanese è una notizia che rischia di fare scontenti parecchi tifosi della Juventus. Analizziamo il tutto oggi qui su FCM News Sport e come sempre vi ricordo qui sarete sempre aggiornati in maniera costante e gratuita. Mi raccomando, seguiteci, non vi costa niente, basta lasciare like ai contenuti e iscrivervi al canale. È un gesto gratuito, non vi costa nulla seguirci, non c'è nessun tipo di abbonamento, è tutto gratuito. Andiamo alla notizia. Perché? Perché c'è una situazione che comincia a spaventare non pochi tifosi della Juventus, sia quelle legate agli infortuni. E infortuni Juventus che cominciano a far tremare un po', sembra un po' la stagione quella di quando arrivò Di Maria, Pogba, Chiesa che veniva dall'infortunio, cioè la stagione in cui si pensava più ai infortuni, ai rientri degli infortunati che non al campo stesso. Cioè c'era tanta attesa all'inizio dell'anno perché era arrivati Pogba, Di Maria, stava tornando Chiesa, era la stagione della consacrazione di Bremer e poi però vari infortuni. Di Maria era sempre altalenante, Pogba si è infortunato e lo si aspettava, Chiesa sarebbe rientrato al 100% più in là. Era una stagione che si pensava sempre e di più ai rientri dei giocatori piuttosto che al campo in sé per sé. E questa rischia di diventare una situazione del genere. La notizia riportata da Giovanni Albanese è preoccupante e ha a che fare con Coop Miners. Perché Coop Miners verrà valutato nelle prossime ore per cercare di capire quale sarà la situazione legata proprio al calciatore, ma attenzione perché il calciatore che era andato in Olanda per diciamo valutare le sue condizioni per essere diciamo convocato dalla nazionale è stato rispedito come una sorta di pacco diciamo di Amazon dalla sua nazionale a Torino perché non ritenuto idoneo per poter giocare. In questo momento è alle prese con una microfrattura, una costola che potrebbe essere incrinata. Questo è un aspetto da tenere in considerazione, perché in quel caso non salterebbe soltanto la partita contro la Lazio alla ripresa di campionato, ma verosimilmente anche quella con lo Stoccarda. Quindi rischierebbe di saltare due sfide, quella con la Lazio e quella con lo Stoccarda, e provare a essere presente nella partita contro l'Inter. E chiaramente capirete che questo è un aspetto, è un passaggio fondamentale, anche perché la Juventus vive, secondo me, vivrà un periodo particolare. Perché? Perché la prossima appunto sarà sabato 19 alle ore 20:45 in casa contro la Lazio e la settimana successiva sarà di domenica alle 18 contro l'Inter, mentre la settimana successiva ancora sarà in casa contro il Parma, che sta giocando molto bene. Queste rischiano di essere tre sfide fondamentali. Perché perdere punti contro queste squadre, ricordiamoci che l'Inter è a un punto e la Lazio è a pari punti, vuol dire perdere tanto. Perché fuori casa con l'Inter è il primo grande big match, al di là di quello con il Napoli. E sappiamo che Inter-Juve è da sempre Inter-Juve, cioè non c'è bisogno di, diciamo, di nominarla neanche, di spiegarla neanche. E attenzione perché quello che dice Albanese è preoccupante. Perché rischiare di perdere Coop Miners per la Lazio e per l'Inter vuol dire rischiare di perdere il giocatore su cui hai investito tutto in estate, a livello di mercato, nelle due sfide che ad oggi risultano più importanti, e anche con lo Stoccarda in Champions League. Cioè, qua si rischia seriamente di fare un patatrac pesante, un patatrac fondamentalmente pesante, perché è un infortunio quello di Coop Miners fastidioso, perché oltre al dolore non ci sono rimedi alternativi rispetto al riposo. Cioè, c'è soltanto il riposo e questo non è un, cioè, è un male perché non hai altri metodi per poter risolvere la situazione. E non si può il soggetto esporre a ulteriori sacrifici e sforzi fisici, che nel calcio sono la base, fondamentalmente. Lo sforzo fisico è fondamentalmente la base. Una situazione simile l'anno scorso l'ha avuta Manuel Locatelli, che alla Juventus è dovuto stare quasi 3 settimane fermo per questa vicenda qui. Ed è, diciamo, una roba abbastanza pesante. Il vantaggio potrebbe essere legato alla sosta. Cioè la Juventus ha a che fare con una sosta. In questo momento consente al ragazzo di stare un po' più tranquillo, consente a Coop Miners di stare un po' più a riposo. Chiaramente stai a riposo senza dover giocare. Questo però comporta il fatto che sicuramente la Lazio non ci sei, perché tutta questa settimana sta a riposo e anche la prossima. Se stai tutta la settimana a riposo, di certo poi il sabato non puoi giocare la sfida casalinga contro la Lazio. Come vi ho detto più volte, a mio avviso, quella della prossima settimana potrebbe essere una sfida delicatissima, anche perché la Juventus rischia di essere decimata. Perché
perché avrai soltanto Vlahovic in avanti, perché non c'è Milik. Questa è la prima vera assenza. È vero che Vlahovic è andato in nazionale, quindi questo è un aspetto interessante, però comunque solo Vlahovic, che viene da un periodo in cui altamenante. La partita con Lipsia ottima, un po' meno quella col Cagliari. A sinistra hai Yıldız e Mbangula, quindi almeno sulla sinistra li hai entrambi, però poi subentrano tutti gli altri problemi, perché a destra Mico non c'è per infortunio, non c'è Conceição per l'espulsione e rischia di non esserci anche Weah. Weah si sta riprendendo da problemi fisici, potrebbe esserci ma non al 100%, e sulla tre quarti mancano Kubanis e Hadžić. Su Hadžić ancora non abbiamo notizie sul suo rientro, dovrebbe rientrare dopo la sosta ma non sappiamo se al 100%, ma vi immaginate Hadžić titolare dopo un infortunio alla prima contro la Lazio? Io francamente no. Per cui è una tre quarti rimangiata totalmente. Potrebbe esserci Weah, potrebbe esserci Yıldız come trequartista e potrebbe esserci Mbangula sulla sinistra. Io gli ho detto più volte che la mia idea sarebbe quella di mettere Douglas Luiz trequartista, avvicinarlo più alla porta che è il suo ruolo, dargli fiducia, così dargli una spinta forte a livello di fiducia, con alle spalle i Fagioli, i Locatelli, i Thuram, che possono giocare tranquillamente alle sue spalle, ma con un Douglas Luiz che finalmente ritroverebbe quella fiducia che gli è mancata, perché ancora di più dopo queste ultime due partite, secondo me, lui che ha perso tra l'altro anche la nazionale, deve avere un tocco in più di fiducia, ecco. Quindi questa secondo me potrebbe essere la partita giusta. Vedremo se sarà così, vedremo se sarà lui sostituito con Miners, che però attenzione rischia di saltare tre partite fondamentali: Lazio, Stoccarda e Inter. La speranza è che da qui all'Inter potrebbe risollevarsi, il precedente di Locatelli preoccupa, però staremo a vedere. Giovanni Albanese ci dice attenzione che non è detto che torni con lo Stoccarda o con l'Inter, potrebbe essere più lungo del previsto l'infortunio. Speriamo che non sia così, poi saprà la vostra qui sotto nei commenti.